Innanzitutto, buongiorno a tutti. Mi dispiace non vedere tutte le vostre facce, ma conto almeno di poter interagire con voi nella parte sulle domande. Allora, il centro argomentativo, il corpo, di questa giornata è il content marketing. Quello che sarà però il centro ombelicale invece di questo webinar sono i dati, o meglio ancora la relazione tra i dati e il brand. Quindi è su quest'asse che ci muoveremo. La prima cosa su cui mi vorrei soffermare è una domanda. Se vi dico Wild Mazzini, che cosa vi viene in mente? Vi lascio qualche secondo per pensarci. Avete mai sentito parlare di Wild Mazzini? Posso supporre che qualcuno di voi pensi che sia magari una band indipendente con un nome un po' originale o un cocktail patriottico, visto il periodo politico. Ecco, Wild Mazzini è esattamente la prima data art gallery al mondo e l'hanno creata in via Mazzini a Torino. Perché mi interessa partire da una galleria d'arte che ha come suo interesse, come suo focus, la data visualization. Quindi tutte le opere che sono esposte in questa galleria hanno a che fare con i dati. La cosa che trovo interessantissima di questo progetto, che tra l'altro si può sostenere su Eppela, è che questa galleria d'arte ci pone una domanda e secondo me ci dà anche una risposta che ci è utile poi nel percorso che faremo assieme. Possono i dati essere considerati, e soprattutto poi il trattamento visivo dei dati, essere considerato un sistema simbolico? Cioè è diventato un nostro sistema simbolico di riferimento? E la risposta credo che sia proprio sì. Anche oggi, cioè almeno qui, da dove sto facendo lezione io da Fano, c'è il sole, ma in verità noi siamo sotto un diluvio di dati. Noi siamo immersi e innervati in modelli culturali, scusate, che sono imbrigliati, pieni, innervati di dati. Quindi la cosa rilevante è capire se questa nostra era viene definita l'era del petabyte. Come i brand possono utilizzare i dati per il loro content marketing? Perché se i dati sono così penetrati nell'organismo sociale, devono penetrare anche il business. Un altro riferimento molto importante, anzi qui sono due, da un lato è la relazione tra la massiccia quantità di dati e il potere, tanto che si parla proprio di datacrazia e di cultura algoritmica. Quindi se noi viviamo in una cultura dell'algoritmo e gli algoritmi hanno il potere di determinare le nostre decisioni, basta pensare a come interagiamo spessissimo con Google, non andiamo oltre la seconda pagina di ricerca, quindi spesso è l'algoritmo a darci la risposta e a suggerirci cosa è importante conoscere. Ma soprattutto se i dati sono dappertutto e noi viviamo immersi in queste nuvole di dati, camminiamo in queste nuvole di dati, allora scrive giustamente Wired Chris Anderson, nell'era dei big data, more isn't just more. Quindi il più non è semplicemente più, il più è differente. Avere più dati, processare più dati e gestire soprattutto i dati in modo smart, in modo intelligente, può fare la differenza e può farli diventare good data. Quindi questa introduzione per arrivare a quella che è la nostra realtà, questa immagine tratta da un video di Campagnolo. I ciclisti tra di voi riconosceranno un marchio famosissimo per quello che riguarda i componenti per biciclette e soprattutto per i cambi. Campagnolo è il tipico esempio di azienda che lavora tantissimo con i dati. È un'azienda data-driven, quindi un'azienda guidata dall'analisi dei dati. È un'azienda che ottiene dati per poter lavorare meglio nella relazione col proprio utente. Questa immagine che vedete è tratta dal video che racconta come funziona l'app My Campi. L'app chiaramente ottiene tantissime informazioni sulle abitudini di consumo del ciclista, scusate, sui tragitti che fa, sul tempo di usura dei vari materiali, sulla base dei chilometri fatti, e sulla base di questo può poi garantire all'azienda la possibilità di fare dei contenuti ad hoc, perché non tutti i ciclisti usano i prodotti Campagnolo nello stesso modo. Quindi questa è, diciamo così, la premessa che volevo fare per arrivare all'altro tema, che è il brand.
Come si relaziona il brand con i dati e perché ragionare sui dati è sempre più importante anche in un'ottica di content marketing? Allora, per chi già mi conosce, non è nuova l'espressione brand piattaforma. È nostra convinzione, mia e dei miei colleghi in Gazzuna, che il brand contemporaneo debba essere una piattaforma che si struttura su quattro dimensioni. Quali sono queste dimensioni? Se noi prendiamo proprio la parola piattaforma, forse una delle prime immagini che ci viene in mente è la piattaforma petrolifera, cioè la piattaforma che sta in mezzo al mare e raccoglie ed estrae quello che gli serve da trasformare poi in carburante. Ecco, il brand deve fare la stessa cosa, deve ragionare come se fosse una piattaforma di estrazione. Quello che il brand estrae sono i dati. Dati che chiaramente vanno poi trasformati in informazioni strategiche. Quindi il brand piattaforma è un brand che ragiona in modo strategico su come può utilizzare i suoi dati. La seconda dimensione del brand piattaforma è la differenziazione. Quindi un brand piattaforma è un brand che, come se fosse su un plateau, su un altopiano, appunto su una piattaforma rialzata, lavora per farsi notare, per differenziarsi rispetto ai competitor. Quindi per sopraelevarsi dalla massa standardizzata e rendersi riconoscibile. Quindi una delle risposte che cercheremo in questo webinar è proprio questo: come i dati possono aiutare un brand a differenziarsi? La terza dimensione del brand è quella della produzione. Una volta che i dati sono stati estratti, una volta che sono stati trasformati in informazione, come possono diventare parte di quello che è una piattaforma editoriale. Sempre più spesso i brand sono media company e chi si occupa di content lo sa benissimo. Ecco, come il dato può entrare nella produzione di questa media company e diventare un asset strategico? L'ultima domanda che ci porremo riguarda la quarta dimensione del brand piattaforma, che è quella relazionale. Il brand è una piattaforma perché il brand è una piattaforma social, cioè il brand è un vero e proprio social network. Lo scriveva già, mi pare, nel 2007 o nel 2008 Adam Harbison, in modo anche critico. Il brand è un social network perché il brand crea un proprio ambiente, diventa un luogo di relazione, diventa un luogo di comunicazione con i propri utenti, quindi deve gestire queste relazioni anche sulla base dei dati, perché questi dati vengono anche dai feedback che vengono dati dagli utenti. Quindi, ricapitolando, cosa ci interessa oggi? Ci interessa come dall'estrazione dei dati si possa passare alla produzione, quindi alla generazione di contenuti, e come questi contenuti possano aiutare il brand sia a differenziarsi che a relazionarsi in modo più efficace, in modo più ficcante con i propri utenti, con i propri consumatori e con i propri futuri clienti. Per approfondire tutta questa parte introduttiva, ho pensato di portarvi una serie di esempi. I primi esempi riguarderanno delle aziende che hanno a che fare costantemente con i dati. Consideriamo però che tutto il ragionamento che stiamo facendo lo possiamo applicare anche a piccole realtà e chiuderemo proprio vedendo come è possibile applicarlo. Innanzitutto, perché è importante ragionare e pensare i dati come qualcosa che nel momento in cui viene trasformato in informazione diventa vero e proprio carburante per il brand, diventa qualcosa che consente al brand di accelerare. Beh, innanzitutto, lavorare sui dati ci consente di profilare gli utenti. Faccio un esempio piccolissimo. Il piccolo albergo che analizza i suoi dati e li differenzia tra pubblico leisure, ad esempio, e pubblico business. E sulla base di questa differenziazione entra e approfondisce i dati del pubblico business per capire quali sono le esigenze di quel pubblico, che tipo di feedback e di recensioni ha lasciato quel pubblico e così magari struttura un servizio ad hoc. Ecco, i dati possono essere strategici anche per le realtà più piccole per profilare gli utenti. Per analizzare la user experience, fondamentale soprattutto online, capire come vengono consumate, percorse, attraversate le nostre piattaforme, in quali pagine sostano di più, e qui basta anche uno strumento come Google Analytics.
oppure come Hotjar che ci fa capire bene come il nostro utente vive la piattaforma dove sosta maggiormente. I dati sono fondamentali per le implementazioni di prodotto, perché chiaramente i dati di vendita in questo caso sono fondamentali per sapere dove portare la produzione o dove spostare prodotti e servizi. E arriviamo ai tre livelli che ci interessano di più. Una buona gestione dei dati è fondamentale per la pianificazione di marketing e per mettere al suo interno due dimensioni. Una è quella della content intelligence. Se noi riusciamo a trattare in modo strutturato i dati, possiamo assolutamente trarre beneficio altissimo per poi costruire i nostri contenuti, per i nostri piani editoriali, per le nostre newsletter, quindi per tutta l'attività di content management che vogliamo andare a fare. Chiaramente, più riusciamo a profilare gli utenti e lavorare in modo strategico sui contenuti, più anche la nostra contact strategy ne trarrà beneficio. Perché? Perché riuscirò a dare il contenuto giusto nel momento giusto al mio utente. Riuscirò a personalizzare quel contenuto e in quel modo sarò più certo, avrò una probabilità maggiormente una probabilità maggiore di trasformare quel contenuto in un contenuto vincente. Ma vediamo un po' di esempi. Primo, Netflix. Quando si parla di Big Data non si può non citare Netflix. Nello specifico, vi voglio far vedere un video che riguarda una campagna fatta da Netflix nel 2014. Quindi, scusate, mi prendo alcuni secondi per far partire il video. Vi chiedo se lo state vedendo perché. Mi date feedback perché non sto riuscendo a capire se state vedendo il video. Ciao Manuela, no, si vede solo dalla Sì. schermata adesso. Allora provo a uscire un attimo da Keynote, così forse. Perché forse è la modalità presentazione che gli dà il problema. È bellissimo, ragazzi, perché abbiamo fatto prima una fantastica prova dove tutto funzionava. No, i feedback ci dicono che non funziona Non purtroppo. si vede. Fai un ultimo Va tentativo. bene. Guarda, a me risulta attivato. Purtroppo si blocca, quindi potremmo provare a farlo vedere dal PC, dal tuo PC direttamente. Ok, non ma racconto la campagna. Allora, ci chiedono il link. Allora, scusatemi per l'inconveniente. Se riesci a passarci il link, Scusate? lo mettiamo in chat. Sì? Allora, esco dalla presentazione. Mi blocca, ve lo passo, scusatemi, ve lo passo alla fine quando siamo al momento delle domande. Esco dalla presentazione perché sennò, credo che sia Keynote che mi dà qualche problema in questo momento. Allora, la campagna di Netflix come è stata strutturata? È stata strutturata partendo da innanzitutto l'analisi di un contesto culturale specifico, che è il contesto francese. Quindi Netflix voleva sbarcare in Francia e aveva bisogno però di capire come riuscire a superare alcune dei freni che portavano i francesi a non interessarsi particolarmente al servizio. Quindi cosa ha fatto? Con dei sistemi di intelligenza artificiale ha analizzato una serie di conversazioni online e di documenti per riuscire a capire quali fossero le parole chiave legate alle paure o alle frustrazioni che i francesi dimostravano rispetto a Netflix. Quindi, analizzato 2 anni di conversazioni, sulla base di questa analisi sono emerse una serie di caratteristiche del pubblico francese. Principalmente ne sono state analizzate tre. Quindi, da un lato il pubblico francese è portato alle rivoluzioni, ma in verità è abbastanza conservatore. Quindi è restio
a introdurre dei cambiamenti nelle proprie abitudini di consumo. Dall'altro, il pubblico francese si sente innovatore, ma in verità è anche molto scettico e quindi Netflix si trovava davanti a un pubblico che era scettico rispetto ai suoi servizi. Ed infine, il pubblico francese è un pubblico particolarmente portato alla pirateria informatica, per cui spessissimo scaricano e downloadano le serie TV o i film in modo, diciamo così, non proprio legale. Quindi Netflix, davanti a questi risultati, cosa ha fatto? Ha creato una campagna fatta con delle GIF, o GIF che dir si voglia, che ha portato a relazionarsi con l'utente in modo contestuale. Cosa significa? Hanno preso 8.000 schermi collocati nelle principali aree di passaggio delle città parigine e su questi schermi venivano proiettate queste GIF. Le GIF erano contestuali. Se ad esempio quel giorno pioveva, c'era una GIF legata al tema della pioggia e chiaramente a una serie TV Netflix. Quindi tutto il lavoro che è stato fatto per generare un copy e generare delle immagini che potessero essere adatti a quelli che erano i profili che erano emersi dall'analisi di Netflix. Poi quando arriviamo al momento delle domande, approfitto per farvi vedere il video. Questo cosa ha comportato? Ha comportato, vedete, tre esempi di questa campagna contestuale. Vedete, ad esempio, questo di 300, che riportava proprio la scritta bloccato sotto la pioggia al bus stop. Allora, cozy up to a nice movie on Netflix. Affrettati per vedere un bel film su Netflix. Oppure, nei centri commerciali, questa immagine di zombie con la scritta quando le vendite, quando i saldi sono appena iniziati, guarda le tue serie preferite. Quindi invece che andare con tutti gli altri zombie che si buttano nei centri commerciali, tu guardati le tue serie preferite. Quindi ha creato tutta una serie di GIF utilizzate poi in modo contestuale per colpire il pubblico francese e riuscire a fargli cambiare comportamento, che vi assicuro è una cosa complicatissima da fare in comunicazione. Agire sui comportamenti non è per nulla facile. Cosa ha portato questo? Ha portato ad un incremento brand awareness di Netflix dal 28% in Francia al 65% in 3 mesi di campagna. Quindi capite, chiaramente c'è stato un investimento notevole, ma in 3 mesi di campagna il brand è passato a più del doppio della brand awareness iniziale. Quindi un ottimo risultato. Chiaramente Netflix ha una mole di dati, una capacità di gestione del dato altissimo. Però proprio da Netflix viene un primo suggerimento, che è quello delle prime tre regole da seguire nel momento in cui si vuole lavorare con i dati. Quindi i primi appunti che vi suggerisco di prendere sono esattamente questi. Cosa ci dice Netflix? Prima regola: rendi i tuoi dati accessibili, chiaramente accessibili al tuo team. Quindi se sei un brand, fai in modo che i tuoi dati non siano dei compartimenti stagni, perché cosa succede spesso? Che magari il commerciale ha tutta una serie di dati relativi alle vendite, la comunicazione ha i dati relativi alle insights di Facebook piuttosto che alle analytics del sito, piuttosto che ai dati di fruizione dell'e-commerce. La cosa importante è che i dati comunichino e mettano in comunicazione i diversi team e siano accessibili, in modo che la creatività e la comunicazione possano lavorare insieme agli altri comparti. Altra regola, altro consiglio che ci viene dato da Netflix: rendi i dati il più possibile visualizzabili in modo chiaro. Quindi per trasformare un dato in un'informazione utile ed efficace, è importante che questi dati possano essere visualizzati in un modo comprensibile. Ed ecco perché uno dei lavori, secondo me, del futuro sarà assolutamente quello di chi si occupa di data visualization. Terzo consiglio che ci viene dato da Netflix è: stai molto attento ai tempi. Perché? Perché più tempo ci metti a analizzare e gestire i tuoi dati, meno efficaci saranno.
Quindi questi sono i primi tre consigli che possono essere adatti a una enorme realtà come Netflix, ma sono assolutamente adatti anche a una piccola realtà come può essere un ristorante, un albergo o una piccola azienda di magari una decina di dipendenti, che anzi, avendo meno dati da gestire, forse può riuscire in modo più efficace a tenerli sott'occhio. Altro esempio di utilizzo dei dati che riporto è quello di Party Efti. Allora, Party Efti è un'azienda che si è un'azienda che si è lanciata nella produzione anche di bicchieri da festa. Ora, sembra strano a dirsi, ma negli Stati Uniti il mercato dei bicchieri rossi per le feste è un mercato particolarmente interessante e appetibile. Quindi Hefty si è lanciata in questo mercato, ma il suo competitor ha un grandissimo vantaggio, ha il vantaggio di chiamarsi Red Cup, cioè ha il nome dell'azienda, del brand, che identifica già perfettamente il prodotto. Quindi Efti cosa ha deciso di fare? Ha deciso di studiare i dati di consumo di YouTube e di fare dei micro video che fossero lunghi esattamente il numero di secondi che ognuno di noi lascia scorrere quando un video parte, un video pubblicitario parte mentre stiamo guardando qualcos'altro. Quindi mi sto guardando un video tutorial su YouTube, parte l'advertising, solitamente dopo 6 secondi, 6 secondi barra 10, se non mi interessa io la stoppo. Quindi Efti cosa ha deciso di fare? Ha deciso di fare tutta una serie, anche di questo vi manderò il link, di video brevissimi, solo 6 secondi, in modo da poter dire tutto quello che deve dire esattamente nel tempo che l'utente dedica alla visualizzazione dell'advertising. Quindi in questo caso il dato è servito per capire le abitudini di consumo, per capire come andarsi a insinuare nel breve lasso di tempo che ogni utente lascia alla interruzione, all'interruzione rappresentata chiaramente dalla pubblicità. Quindi anche in questo caso il dato è servito non tanto per dare informazioni sul profilo degli utenti, come è stato per Netflix, ma per dare informazioni sulle loro abitudini di consumo e quindi capendole produrre poi un contenuto ad hoc. Altro esempio che trovo interessantissimo, Trulia, non so se qualcuno di voi conosce Trulia, Trulia è un servizio di affitto e vendita di case americano. Che cosa fa Trulia sul suo sito? Oltre a mettere la mappa delle case che ha in vendita o in affitto, aggiunge a questa mappa, collaborando con altri due siti, il numero di crimini che ci sono in quella zona, piuttosto che il numero di scuole, di comunità, di ristoranti. Quindi ha una mappa sempre aggiornata che serve a rassicurare l'utente rispetto a alcune zone e soprattutto a dargli delle informazioni utili. Quindi in questo caso il dato diventa un contenuto differenziante, perché? Perché pone Trulia come un soggetto credibile nella relazione col suo utente e un soggetto che vuole informare rispetto a quelle che sono le condizioni di una certa area geografica. Quindi non è solo un venditore o qualcuno che affitta case, diventa molto di più, diventa un punto di riferimento per chi vuole cambiare casa e chiaramente è sommerso di dubbi. Sapete che scegliere una casa in cui andare, abitare o addirittura comprare una casa è un passo molto importante per molte persone. Quindi più informazioni Trulia riesce a dare a quelle persone, più queste persone possono essere rassicurate o possono percepire Trulia come un soggetto accreditato, autorevole. E questo a livello di brand awareness chiaramente è importantissimo. Quindi, come vedete, tre casi che vengono da tre mondi completamente diversi, quello dell'entertainment, quello del prodotto fisico e quello della vendita di un prodotto e anche di una serie di servizi correlati. Quindi il dato può essere utilizzato come asset strategico nella profilazione dell'utente, nella comprensione di quello che l'utente fa, ma può diventare anche un contenuto. Ed arriviamo al tema clou di questo webinar. Come fa un dato a diventare un contenuto? Dato diventa un contenuto nel momento in cui, trasformato in informazione chiara e comprensibile, viene
pubblicato, viene dato ai nostri utenti come qualcosa di valore. Perché il dato può diventare un contenuto per raggiungere quali obiettivi? Primo obiettivo, un obiettivo che ormai vi sarà chiaro perché l'abbiamo citato più volte, la brand awareness, quindi la conoscenza del brand. Voglio fare conoscere la mia azienda, utilizzo i dati come contenuti per ottenere quello scopo. Chiaramente ho esempi su tutto quello che stiamo dicendo. Altro obiettivo può essere quello della brand reputation. Quindi utilizzo il dato come contenuto perché voglio incrementare la mia reputazione, voglio rendermi più credibile. È il caso, ad esempio, di Trulia. Oppure utilizzo il dato come contenuto perché voglio qualcosa che sia spreadable, che le persone abbiano voglia di condividere a loro volta. E quindi qualcosa che non amo molto il termine virale, preferisco il termine spreadable, che riesca a diffondersi e avere una vita dei flussi propri. Poi il dato può dare rilevanza a un brand, può portare attenzione rispetto a un brand. Infine, il dato può essere utile per creare coinvolgimento. Uno dei casi che citerò è il caso di Pornhub. Assolutamente, nel caso di Pornhub il dato viene utilizzato per creare entertainment, per creare coinvolgimento. Ultimo elemento, ultimo obiettivo molto interessante che possiamo raggiungere attraverso l'utilizzo dei dati come contenuto è la notiziabilità. Quindi arrivare a far parlare del nostro brand grazie alla condivisione di alcuni dati. Ma veniamo a degli esempi, così tutto è assolutamente più chiaro. Primo modo per utilizzare i dati come contenuto. L'avete visto stra utilizzato, famosissimo, a year in review. Quindi alla fine dell'anno le aziende cosa fanno? Fanno un'infografica oppure mettono in video i loro dati. E raccontano che cosa è successo rispetto ai loro prodotti, ai loro servizi in un anno. L'esempio che vi porto è quello di Google del 2014, che raccontava in una landing page tutto quello che era successo alle ricerche su Google in un anno. Quindi chiaramente aveva preso le keywords più utilizzate, gli eventi che avevano interessato maggiormente il pubblico. Quindi il primo modo, che è in assoluto il più semplice, il più immediato per utilizzare i dati come contenuti, è fare l'infografica di fine anno. Pensiamola anche, non so, un'azienda B2B, qualcuno che produce magari macchinari, alla fine dell'anno divulga ai suoi clienti, ai suoi prospect, i dati positivi, magari i dati di crescita rispetto a nuovi mercati, nuovi prodotti che si affermano in quei mercati, dati rilevanti, rispetto alle vendite. Chiaramente una infografica di questo tipo serve a consolidare l'immagine del brand e quindi poi anche la sua reputazione. Altra forma, classica per vedere i dati, che riguardano un'annata, year in review, è quella dell'infografica. Quindi che racconta quello che è successo, in questo caso a Venturn, in tutto un anno di attività e che è molto facilmente condivisibile e utilizzabile con i propri utenti. Addirittura, realtà come General Electrics hanno al proprio interno, questo è il sito di General Electrics, delle sezioni dedicate ai dati. Perché lo fanno? Perché ci sono dei settori in cui non esiste un prodotto visibile. Chi si occupa ad esempio di energia, come fa a rappresentare e mostrare il prodotto? Per mostrare l'invisibile, spesso i dati, le pratiche che gli utenti e i clienti attivano rispetto al prodotto possono diventare concrete. Ecco quindi che realtà, del B2B come General Electric decide di investire sulla produzione dei contenuti che sono tutti orientati alla comunicazione, alla visualizzazione del dato. Quindi da un lato serve a mostrare l'invisibile, dall'altro a semplificare processi molto complessi, a semplificare processi che sarebbero magari difficilmente comprensibili per la maggior parte del pubblico. Chiaramente, se poi questo brand è anche quotato in borsa, più lavora sull'allargamento dell'awareness, meglio è.
Un caso, chi mi conosce sa che io assolutamente adoro il Pornhub perché è un case study fantastico, l'adoro talmente tanto che uno dei miei soci, cioè abbiamo anche scritto un libro e abbiamo portato anche uno speech al Web Marketing Festival di 3 anni fa. Pornhub è un caso incredibile di utilizzo del dato come contenuto. Allora, Pornhub è, per chi non lo sapesse, un hub che raccoglie tutta una serie di siti porno, più famoso è sicuramente YouPorn. Pornhub nasce nel 2007 e attorno al 2012 inizia a fare un'attività di content marketing e di comunicazione sostanziosa. Perché? Perché vuole incrementare i propri numeri e chiaramente incrementare i propri profitti. Cosa decide di fare? A un certo punto Pornhub decide di trasformare i suoi dati in un asset strategico, quindi il content marketing dell'azienda diventa data driven, guidato dai dati. E come si sostanzia questa decisione? Si sostanzia attraverso Pornhub Insights. Quindi Pornhub decide di creare un blog che si chiama Pornhub Insights e di postare tutta una serie di infografiche e articoli tratti e che hanno come focus l'analisi di alcuni dei suoi dati. Qui ve ne porto 3 esempi. Un esempio che riguarda le categorie più ricercate dalle donne, quindi un'infografica molto chiara che divide il mondo sulla base di cosa piace più alle donne cercare su Pornhub. Oppure, altro caso interessante, durante il dibattito presidenziale, Pornhub fa uscire un articolo in cui racconta quali sono state le ricerche e il calo di traffico durante il dibattito Clinton-Trump. Chiaramente, cosa vuol fare Pornhub con questo tipo di articoli? Vuole diventare una fonte di informazioni divertenti e accreditate per testate giornalistiche di livello, tanto che queste infografiche sono state riprese da The Guardian piuttosto che il New York Times. E poi vuole personalizzare le infografiche per andare a colpire i vari contesti culturali. Per cui sulla destra vedete la variazione di traffico su Pornhub in Italia durante la messa in onda di Gomorra. Vedete che soprattutto a Napoli c'è un crollo enorme del traffico durante le ore di messa in onda, appena finisce Gomorra, insomma, poco dopo il traffico ha un balzo enorme, evidentemente, insomma. Vedere Gomorra porta poi a avere del testosterone in circolo. Comunque, la cosa che ci interessa è questa: un sito che aggrega contenuti pornografici e che quindi non può farsi pubblicità sulle testate giornalistiche mostrando il prodotto, perché chiaramente il prodotto viene censurato, decide di spostare l'attenzione sui suoi dati, ma soprattutto su alcuni di questi dati, quindi di tutta la sua enorme mole di dati, sceglie quelli che hanno più possibilità di essere notiziabili. E proprio grazie a questo, vedete anche il caso di Sanremo dell'anno scorso, GQ decide di dedicare un articolo all'effetto di Sanremo su Pornhub. Cosa significa per un brand? Significa poter avere spazi sulle principali testate giornalistiche gratis. Significa risparmiare tantissimo perché dando dei contenuti che generano valore, in questo caso valore per le testate che hanno sempre più bisogno di click, il brand riesce a avere spazi free senza doverli pagare. Quindi riesce ad arrivare a un pubblico che è molto più vasto del classico pubblico del sito porno. Quindi riesce a diventare un soggetto che viene trattato seriamente, che viene preso come interlocutore accreditato. Quindi pensate, nel caso di Pornhub, quanto questo possa aver inciso sul fatto di destigmatizzare il porno, che era uno degli obiettivi che Pornhub si era posto. In questo grafico notiamo che cosa è successo dal momento in cui Pornhub ha iniziato a fare attività sul suo blog, su Pornhub Insight. Il primo picco che vedete un po' prima del 1º di aprile è relativo a una campagna che Pornhub aveva fatto di sensibilizzazione rispetto al tumore al seno e al tumore alla prostata, quindi già lì aveva indovinato la scelta dei propri contenuti. Ma il secondo picco è legato, vedete, la statistica riguarda Google News, a
alla quantità di notizie uscite su Pornhub in un determinato periodo. Quindi vedete che rispetto al 2011, il lavoro fatto grazie alla informazione trasformata in un contenuto accattivante, ingaggiante, è notevole perché porta Pornhub a finire su tantissimi siti, a diventare un brand molto più conosciuto e poi a portarsi dietro tutta un'eredità notevole di presenza sulle news. Quindi Pornhub è stato molto bravo a utilizzare il dato per fare anche quello che viene definito news jacking, quindi produrre dei contenuti incentrati sulle pratiche di consumo degli utenti in determinati momenti o durante determinati eventi, gli ha consentito anche di fare news jacking, quindi di inserirsi nell'agenda setting. Ad esempio, c'è l'ultima partita dell'NBA piuttosto che il dibattito presidenziale, tutta l'America è concentrato sulla finale dell'NFL e Pornhub il giorno dopo fa proprio uscire un contenuto su quell'argomento. Quindi entra nella scia già creata dai media e se ne prende una parte. E arriva a questi numeri. Questa è l'ultima infografica che è stata diffusa da Pornhub. Vedete che ogni giorno Pornhub riesce, ed è riuscito grazie a tutte queste attività, ad arrivare a 81 milioni di visite, quindi numeri proprio da capogiro. Quindi lasciamo Pornhub per un altro caso molto interessante e diverso di uso del dato come contenuto per la nostra strategia di content marketing. Parliamo di un altro colosso dei servizi online, parliamo di Spotify. Cosa ha fatto Spotify? Ha fatto due campagne che partono da dei dati. Vedete, ha utilizzato mezzi abbastanza classici, cioè la cartellonistica. Cartellonistica in alcune città, alcune metropoli che gli interessavano particolarmente, in cui vedete che andava a trasformare qui non più l'insieme dei dati, ma il dato di un singolo utente. Quindi, cara persona, chiaramente qui c'è un discorso di privacy e soprattutto di GDPR, quindi nel momento in cui ragioniamo sui dati, utilizziamo il dato come contenuto, dobbiamo stare attentissimi a rispettare le normative. Ecco perché non viene assolutamente citata la persona che ha questa abitudine di consumo. Vedete, cara persona, che il giorno di San Valentino hai ascoltato, sorry, scusami, 42 volte, ma cosa avevi combinato? Quindi Spotify, e vedete cosa fa? Prende il consumo di un singolo utente e lo trasforma in un contenuto divertente. Mossa vincente perché ne hanno parlato tutti di questa campagna, che aveva come concetto, vedete, lo vedete vicino al logo, grazie 2016, it's been weird, quindi è stato bizzarro. Quindi aveva preso tutta una serie di consumi originali, particolari da parte dei suoi utenti e li aveva utilizzati per parlare del proprio brand. Quindi anche in questo caso una campagna che serviva a far conoscere il brand, ma soprattutto a collegare il brand alle emozioni. Quindi in questo caso i data sono delle insights into emotion, quindi sono un approfondimento delle emozioni del pubblico che usa Spotify. Quindi questa campagna inizialmente ha coinvolto USA, Gran Bretagna, Francia e Germania, è andata benissimo, è stata poi allargata anche a una serie di altri paesi che sono quelli che vedete elencati. La cosa interessante è che chiaramente i billboard e la campagna che poi è seguita anche sui social e attraverso le email era culturalmente personalizzata. Quindi i dati di consumo venivano collegati al paese. Quindi nel caso della Gran Bretagna erano stati fatti dei cartelloni legati al consumo di canzoni durante la Brexit. Quindi la strategia di Spotify è stata collegare il dato a un'informazione emotiva, un'informazione che può divertire, partire con i billboard, quindi dare massima visibilità a dati che sono digitali anche nel mondo fisico, collegare a questi touch point anche delle email personalizzate ed chiaramente dell'advertising sui social. Il tutto
connesso anche, vedete il caso che vi citavo della Brexit, il tutto connesso chiaramente al lancio in promozione dell'account premium. Quindi c'è un'iniziativa commerciale, un'iniziativa di marketing che viene sostenuta però dalla produzione di contenuti utilizzati in modo strategico. Carinissimo questo manifesto che ci dice, carissime 3.749 persone, che il giorno del voto sulla Brexit avete ascoltato è la fine del mondo, così come lo conosciamo, resistete. Quindi vedete anche una furbizia nel contestualizzare culturalmente il dato. Quindi Spotify ha fatto esattamente quello che abbiamo visto all'inizio, ha estratto il dato, l'ha trasformato in un contenuto per la propria produzione mediale, ha trasformato questo contenuto in qualcosa di differenziante, tanto che le campagne sia di Pornhub che di Spotify sono andate benissimo, e questo contenuto differenziante ha aperto a nuove relazioni, quindi ha portato a moltissime visite in più sulle piattaforme e ha portato chiaramente a un incremento di business. Quindi nel caso di Spotify l'obiettivo era, da un lato, rafforzare l'immagine del brand, dall'altro, preservare il rapporto con i 40 milioni di utenti, perché chiaramente, soprattutto per chi dà un servizio che ha come competitor anche tutto il mondo della pirateria, è fondamentale riuscire a fidelizzare il proprio utente, a farlo riconoscere nei valori del brand, a farlo divertire nella relazione con il brand. Parallelamente, interessava chiaramente a Spotify allargare il proprio bacino di utenza e arrivare ad attrarre nuovi utenti. Ultimo obiettivo, questo l'abbiamo visto, è una costante di tutte queste attività che hanno al centro il dato come contenuto, c'è cioè la notiziabilità. Testate giornalistiche, ci sono state anche notiziari che hanno ripreso l'argomento, questa campagna. Hanno parlato di Spotify e quindi anche in questo caso campagna assolutamente che ha portato degli effetti anche di gratuità. Campagna è andata così bene che chiaramente Spotify ha pensato bene di riproporla con un'altra chiave, con un altro concept anche per l'anno successivo. Quindi l'anno successivo la campagna era tutta legata agli obiettivi per il 2018, quindi alla fine del 2017 Spotify lancia una campagna che è legata a quello che ognuno di noi fa a fine anno, cioè darsi una serie di obiettivi per l'anno successivo e continua con l'ironia. Quindi obiettivo del 2018 è essere così affettuoso come la persona che ha messo 48 canzoni di Ed Sheeran nella sua playlist Mi piacciono i rossi, I love gingers. E chiaramente poi ci aggiunge un'informazione statistica. Shape of You di Ed Sheeran è la canzone che è stata più streamata dal tempo dei tempi su Spotify. Quindi un'informazione statistica e un'altra informazione invece più personalizzata sui nomi anche che vengono dati alle playlist da parte degli utenti. Quindi da un lato un dato generico, dall'altro invece un lato personale, emotivo, divertente, che porta l'utente che vede questa campagna a identificarsi o a sorridere. Non contento di tutta questa attività, Spotify ha dato la possibilità al singolo utente di crearsi la sua infografica. Quindi non solo il brand produce delle infografiche sui suoi dati, ma dà la possibilità all'utente di avere una propria infografica. Questo era un servizio di Spotify che si chiama Wrapped, e di poterla chiaramente condividere sui social. Quindi ti dice: che cosa hai fatto tu per un anno sulla mia piattaforma? E ti dà dei dati statistici. Quante canzoni hai ascoltato, quanti nuovi artisti hai scoperto, quali sono le canzoni che hai ascoltato di più. Quindi pensate anche come, grazie alla capacità della musica di legarsi alle emozioni, come queste infografiche possano diventare rilevanti per l'utente, possano essere un contenuto che l'utente ha voglia di condividere e quindi un contenuto spreadable. Ora però, fino adesso abbiamo parlato di brand molto grossi. Arriviamo velocissimi all'ultima parte che riguarda cosa possono fare i brand più piccoli. Innanzitutto i brand più piccoli possono ragionare
sui loro dati. Quindi iniziare a pensare, a strutturare il proprio business in modo che sia data-centrico, che dia importanza ai dati. La seconda cosa che possono fare è far relazionare chi analizza i dati con chi si occupa della creatività. E chiaramente, terza cosa fondamentale, dare valore ai dati giusti. Vado velocissima perché ci mancano solo 10 minuti, quindi voglio lasciare lo spazio alle vostre domande, per cui magari poi alcuni esempi ve li faccio vedere dopo. Sosto solo su due. Uno è questo: cosa può fare un brand piccolo? Questo è Efficacemente, è un blog conosciutissimo soprattutto dagli studenti. Efficacemente cosa fa? Ogni tanto manda una newsletter in cui chiede ai propri utenti: dimmi che cosa ti interesserebbe. Quindi fa un questionario e poi struttura il suo piano editoriale anche sulla base del risultato avuto dai questionari per gli utenti. Quindi a volte basta uno strumento come Typeform, che serve appunto per fare questionari, per ottenere dei dati interessanti dai nostri utenti. Oppure, altro caso interessante, questo è uno studente di statistica americano che ha preso una statistica già presente nella sua università, semplicemente l'ha messa in grafica e riguarda l'uso dei dialetti nei vari stati americani. Questa cosa è stata ripresa da tutte le testate giornalistiche, il New York Times gli ha offerto un posto di lavoro. Quindi arriviamo a noi e con questo concludo. Magari scaricatevi, screenshotatevi questa scheda e iniziate a farvi queste domande. Come potete utilizzare i dati come contenuto differenziante? E quindi, prima domanda, il tuo brand raccoglie sistematicamente dei dati? Sì o no? Se sì, quali sono? Sono organizzati? Li puoi organizzare meglio? Sono dei dati rilevanti? Seconda domanda, hai dati che possono creare valore per l'utente? Quali sono questi dati? Li comunichi già o te li tieni per te? Tipico esempio, il tuo customer service funziona benissimo. Lo dici così genericamente o dici proprio i dati del tuo customer service? 90% dei problemi risolti direttamente dal telefono. L'esempio di un nostro cliente che comunica esattamente questo. Oppure hai dei dati che possono interessare i media? Non so, sei una farmacia, puoi dare dei dati sui trend delle malattie quest'inverno ai giornali e farti conoscere magari nella tua zona? E poi hai dei dati personalizzati? Se sì, quali? Su questo chiudo perché vi voglio lasciare assolutamente spazio alle domande, così ci rimangono almeno 8 minuti. Quindi chiederei a Gabriele di far partire il momento delle domande. Sì, ottimo. Allora, grazie mille innanzitutto per questo tuo intervento. Abbiamo varie domande e anche vari feedback positivi, in particolare sugli esempi che ci hai portato, soprattutto Pornhub e Netflix sono stati apprezzati. La prima domanda, le prime che ci erano arrivate in realtà riguardavano come io, piccola azienda, piccola impresa, posso fare il mio questo modo di ragionare. Quindi, in Ecco, è proprio realtà, sono quest'ultima rimasti più o parte, meno infatti. rispondendo. Quindi ti lascio 2 minuti per rispondere a questa domanda e se puoi anche ripetere il nome del tool che citavi per scaricare i dati. Ci chiedevano proprio come nella pratica ricercare Sì, dei dati. allora, vi do due tool che fanno due cose diverse. Un tool è Typeform, che è un tool molto semplice, che ha anche una versione free e molto utile per creare dei questionari, questionari che sono anche molto visivi perché possiamo inserirci delle immagini. Quindi sono molto utili nel caso in cui noi vogliamo andare a chiedere ai nostri utenti, ai nostri clienti dei feedback. Quindi primo strumento utile. L'altro strumento può essere Data Miner, data.miner.io, che è un'estensione di Chrome che serve per fare scraping, cioè serve per andare a grattare delle informazioni sui dati di siti online. Ad esempio, mi interessa fare una ricerca su le informazioni sui 100 libri più letti in questo periodo perché voglio dare un contenuto interessante su questo tema perché ho una libreria. Posso utilizzare o DataMiner o ParseHub, parsehub.com, per fare scraping, quindi per andare a grattare dati rilevanti, ma anche da un e-commerce di un concorrente, ad esempio, vedere che cosa è inserito nelle sue schede prodotto e utilizzare questi dati poi strategicamente. Quindi questi sono due primi tool che possono usare tutti perché hanno una versione gratuita. E un altro esempio interessante, sempre per una piccola realtà, è questo. Allora, Hamburger fa parte di una grande realtà della ristorazione, ma
È una catena, adesso ci sono credo 10 punti in Italia, che sono hamburgerie gourmet. Cosa hanno fatto? Hanno creato un'app che consente di ordinare direttamente dal proprio telefono, e qui non c'è nessuna novità, ma soprattutto danno ai propri clienti un tablet che gli consente di ordinare direttamente attraverso il tablet. Quindi il cliente ordina attraverso il tablet, il che significa che immediatamente i dati di consumo sono in mano a chi gestisce il business, ma soprattutto con questo tablet, mentre aspettano di ricevere l'hamburger, le persone possono navigare. Quindi Hamholy Burger ha anche la possibilità di capire quali sono gli interessi dei suoi utenti, di capire che cosa gli piace, come passano il momento, il tempo morto, diciamo così, mentre aspettano un hamburger. Quindi in questo caso, semplicemente dando degli strumenti che si possono connettere a internet, chiaramente dobbiamo assolutamente rispettare GDPR, posso ottenere delle informazioni interessanti anche se sono un piccolo. L'altro caso che io faccio sempre è quello delle recensioni. Un albergatore che a fine stagione si mette a analizzare tutte le recensioni che gli sono arrivate e sulla base di quei dati che sono informazioni fondamentali, magari riprogetta parte dei suoi servizi. O riprogetta un prodotto, magari aggiunge qualcosa nella sua camera perché il suo pubblico business ha sottolineato che mancava. Quindi tutti esempi di piccole realtà che possono utilizzare il dato come contenuto. Ve ne faccio un ultimo, approfondisco quello che dicevo prima. Le testate giornalistiche locali sono in costante ricerca di argomenti, sono in costante ricerca di notizie. Quindi se io sono un farmacista, e quindi so che tipo di medicinali mi escono in una determinata stagione, perché non mettermi d'accordo, non collaborare con un giornale per dargli stagionalmente delle informazioni su quelli che sono i trend delle malattie di quella stagione? Sono sicura che moltissime testate sarebbero interessantissime e sono sicura anche che per una farmacia locale farsi pubblicità in modo gratuito in questo modo potrebbe essere interessante. E a questo riguardo vi riporto anche l'ultima delle schede che avevo messo nella presentazione, che è questa: fatti i data tuoi, quindi inizia a ragionare sui tuoi dati, ma a volte fatti anche quelli degli altri. Quindi cerca di capire, come ha fatto lo studente di statistica, se ad esempio ci sono dei dati già presenti che tu puoi rendere visivamente più accattivanti e utilizzare per farti conoscere. Oppure cerca di capire se ci sono statistiche del tuo settore, soprattutto se ti occupi del B2B, che possono interessare i tuoi clienti, e con cui i clienti magari non vengono in contatto perché vengono dati dalla tua federazione piuttosto che dall'associazione di categoria. Oppure, come ha fatto Trulia, cerca di capire se puoi attivare delle partnership. Quindi c'è, nel caso di Trulia, la partnership è con il sito che si occupa di analisi della criminalità. Quindi non sono loro a dover cercare quei dati, i dati ci sono già, loro li hanno integrati nella loro piattaforma. Spero di aver risposto a questa Benissimo, domanda, non so è se ce ne stata sono molto altre. chiara, ti chiediamo soltanto, ce lo dicono i partecipanti, se puoi ripetere o fare lo spelling o magari mostrare sul browser i nomi dei tool che hai citato, così li appuntano. Sì, allora, usciamo dalla presentazione. Confermatevi che state vedendo. Sì, vediamo. Perfetto, è tutto molto Ok. chiaro. Allora, il primo è Platform, perfetto. Ok, quindi platform.com è quello che vi consigliavo per fare i questioni. Adesso mi dispiace, si sta mettendo un po' a caricarlo, però credo che vediate, qua vedete, typeform.com, quindi typeform.com, Perfetto. non Sì, si vede bene. so perché. Eccoci qua, questo, perfetto, Typeform. Vedete, infatti, proprio turn collection into an experience. Quindi questo è il primo strumento che vi ho citato. L'altro strumento che vi ho citato è questo, che serve per fare scraping, quindi Commerce Hub. Ecco qua. Quindi è uno strumento per fare scraping, quindi vi consente in modo automatico di andare a fare ricerca di keywords o ricerca di informazioni su dei siti che vi interessano. Anche qui c'è una parte gratuita che vi consente di avere accesso a un certo numero di pagine, che se non ricordo male sono 200. La piattaforma che vi ho consigliato, che serve sempre a fare scraping, è questa.
data miner, che adesso non mi si connette. Adesso chiamalo su Google, forse hanno cambiato il sito. Comunque, se... Ah, scusate, c'era il trattino, data-miner.io. Se, tra l'altro, se vi interessano tutte queste informazioni, aggiungo una piattaforma. Noi di Gazduna abbiamo creato una community su Facebook che si chiama Gazduna Brand, che si occupa proprio di branding e di tool per il branding. Quindi diamo tutta una serie di consigli free su tool, canvas, quindi se vi va vi potete iscrivere alla community Gazduna Brand. Tra l'altro, proprio lunedì abbiamo lanciato un mini corso free sul tema della differenziazione. Quindi un altro suggerimento è quello magari di raggiungerci sulla community perché settimanalmente postiamo sempre almeno 2 o 3 contenuti utili per chi si occupa di branding e per chi vuole ragionare al content marketing o al web marketing in un'ottica di branding. Gabriele, Ok, dimmi se ci sono altre domande. sì, guarda, in realtà ne stanno arrivando veramente tante e te ne faccio una in particolare di Daniela che ci chiede maggiori specifiche riguardo al canale particolare di YouTube, quindi come usare strategicamente i dati come contenuti su questo canale specifico. Intende avendo un canale YouTube già attivo o volendo fare pubblicità Noi giriamo la domanda direttamente durante i video su a Daniela. Chiediamo a YouTube? Daniela se ci via chat riesce Ok. a specificare questa cosa. Intanto proseguo con un'altra domanda che riguarda in particolare la questione della sicurezza e quindi come si Sì? coniuga appunto Certo. la questione sicurezza GDPR con la raccolta dei dati. Quindi se puoi fare una piccola spiegazione, un piccolo commento riguardo a questo argomento. Certo, anche perché tra l'altro proprio con la campagna, quando Spotify ha fatto la sua campagna, quella che abbiamo visto prima, Netflix ha ripreso un po' stile, diciamo così, e ha iniziato a fare una serie di tweet sui consumi dei singoli utenti, chiaramente non mettendo il nome dell'utente, perché quello assolutamente sarebbe illegale. E gli sono piovute abbastanza critiche da utenti che dicevano: ma come tu prendi in giro i tuoi utenti pubblicamente sulle tue piattaforme? Quindi la prima cosa da fare è ancora prima di ragionare sul GDPR è ragionare su che tipo di utenza ho e quali sono qual è lo stile che posso dare al modo di comunicare questi dati. L'altra cosa riguarda chiaramente il rispettare sempre quelle che sono le normative GDPR, quindi non pubblicare mai dei dati che sono personali e dei dati sensibili. Se avete notato, quello che viene fatto dai mega brand che ho citato non è rendere pubblici i dati sensibili, ma è di tutta la mole di dati, selezionare dei dati che possono avere un particolare valore, possono essere particolarmente interessanti e trasformarli in un'informazione, un'informazione che però non lede mai la privacy del singolo utente. Quindi la prima cosa che vi posso dire è, insieme a chiaramente, insieme al GDPR, aggiornarsi sempre su quello che sono le normative per privacy a livello internazionale, se siete un brand che si occupa di un mercato che è internazionale. Dall'altro lato, in caso appoggiarvi a un legale, oppure, questo è un altro consiglio free, seguire gli avvocati che digitalmente condividono dei contenuti free. Alessandro Vercellotti è un bravissimo avvocato, l'avvocato del digitale, lui ad esempio costantemente fa dei video in cui spiega meglio il GDPR e lo fa gratuitamente, spiega anche che cosa si può fare e quindi come gestire i propri dati anche in quest'ottica. Chiaramente non scendo più nel dettaglio perché non sono una Certo. legale, quindi non voglio dire cose poi che No, era sono più giusto adatte a per una realtà inquadrare la piuttosto che un'altra. situazione, dare una panoramica ai nostri partecipanti. Guarda, intanto ci ha risposto Daniela, specificandoci Certo. che parlava di un canale Sì. YouTube già attivo. Ok, quindi lei vuole sapere sulla base delle sue analitiche che cosa può rilevare di strategico. Esatto, sul canale di YouTube, esattamente. Suppongo, insomma, questa sia la domanda, certo.
Beh, il primo consiglio che le posso dare è cercare di capire di tutti i dati che le vengono dati da YouTube, quali possono essere. Io non so il canale di Daniela di cosa si occupi, quindi questo chiaramente sarebbe un'altra informazione che devo avere. Quindi do una informazione generalizzata che possa servire anche altri. Se Daniela fosse una mia cliente, chiaramente le dovrei chiedere nello specifico di cosa si occupa, dovrei fare un'analisi del mercato, diciamo così, del contesto comunicativo in cui opera e poi le potrei dire quali dati possono essere più rilevanti. Sicuramente le possono interessare i dati di consumo, quindi quanti secondi, come ha fatto Patetti, stanno le persone davanti ai suoi video. L'altra cosa che le può interessare è sapere, una cosa molto semplice, in che orari e che giorni. Nel caso, anzi, guarda, facciamo una cosa, io richiamo. Chiedo a Daniela di, se le va, di iscriversi sulla community, parlarci del suo canale, di poterle dare un consiglio più specifico, perché sennò do un consiglio veramente troppo generalizzato. Ne posso dare uno relativo alle analitiche in generale, che è vedere con che keywords viene cercata, come atterrano. Sì? Molti ci chiedono come si fa ad accedere, Scusa, Gabriele, non ti perché sentivo. si è chiesta una parola chiave. Sì, che è Colibri. Ve lo dico già direttamente così vi potete iscrivere senza dover entrare nel funnel. Quindi bypassiamo il funnel. Ok, puoi ripeterla per La favore? parola chiave è Colibri. Ok, perfetto. Colibri. Se Perfetto. cerchi in Amazon è un Colibri. Ok, direi che di domande ne Perché in stanno. questo modo possiamo almeno continuare. Sì, vai pure, Manuela. Scusami, ti ho interrotta. No, direi che per chi vuole possiamo continuare la conversazione anche sulla community, anche perché nella community c'è anche Erika, che è mia socia ed è tra l'altro l'esperta di dati in Gasduna, anche perché è un argomento che è sentitissimo, quindi ci fa assolutamente piacere condividerlo. Online mi trovate come Manu Ciuffoli, sia su LinkedIn che su Facebook. Quindi chi vuole continuare poi la conversazione con me può assolutamente farlo sui social in modo che possiamo approfondire. Perfetto, direi che i partecipanti ora hanno tutte le informazioni anche per approfondire questi argomenti e invitiamo a fare tutte le domande anche con i casi più specifici che ci sono arrivati, per esempio Fabio, che ci parlava Sì, appunto. esatto, perché almeno posso dare dei consigli ad hoc. Esatto, esattamente, quindi soprattutto per i casi più specifici. E noi Emanuele intanto ti ringraziamo per il tuo intervento. E niente, noi diamo l'appuntamento alle 12, quindi fra meno di un'ora, con Valentina Turchetti per il secondo intervento di questo Day Plus dedicato al content marketing. E niente, per qualsiasi cosa potete contattarci comunque ai nostri canali social, Facebook la settimana della formazione e Twitter 7 formazione. Noi Manuela ti ringraziamo ancora una volta e ci sentiamo presto. Grazie mille. Anch'io vi saluto tutti. Ciao Manuela. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Buona giornata. Ciao ciao.